Siamo ancora sulla serie della nostra puntata All In, questa definizione mutuata dal gioco del poker, quella puntata dove noi mettiamo tutto quanto a disposizione, tutto quello che abbiamo sul tavolo, lo mettiamo a disposizione per Dio. Lo diamo a Dio così come te ci ha chiesto di fare Gesù. Finora abbiamo visto che dovevamo puntare tutto il nostro cuore, i ragionamenti, i pensieri, la logica, tutta la nostra anima, tutto il nostro corpo, la nostra vita. La volta scorsa abbiamo visto che dovevamo dare tutta la nostra mente attiva e tutte le nostre azioni a Dio. Però in che modo dobbiamo fare tutto? Che sapete, ci sono parecchie maniere di dare tutte queste cose. Lo dobbiamo fare come un obbligo, perché diciamo, ok, io sono salvato, Dio mi ha salvato, per cui come pegno, pago pegno e do tutta la mia vita a Dio. Mi costa tanto, però, che vuoi fare? Il fatto dell'essere salvato è una cosa molto grande, perché veramente mi tocca dargliela a Dio. Oppure come un dovere, io sono cristiano, per cui la Bibbia mi dice che devo farlo, punto e basta, per cui è una regola che devo seguire, per cui è quello che è quanto. Gesù, nel versetto che stiamo studiando di Marco 12, ci spiega come dobbiamo farlo. Mi dai la prossima? Questa è un versetto che abbiamo penso imparato a memoria a questo punto. Marco 12, versetto 30: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la forza tua. Oggi parleremo del fatto che noi dobbiamo fare tutto ciò con forza. Però che cosa significa farlo con forza? Lo sappiamo sia a questo punto che Gesù stava citando un passo di Deuteronomio, vero? Stava citando questo passo qua di Deuteronomio 6,5, che dice: tu amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Allora, la parola forze che è evidenziata in ebraico è mehad. Spero che nessun ebreo mi stia ascoltando per la mia pessima pronuncia. Che mehod è una parola che può essere usata sia come sostantivo sia come aggettivo. Calmi, lo so che non avete fatto grammatica ultimamente, per cui mi spiego meglio. Per cui può essere usata come un sostantivo, tipo la forza, ok? È un oggetto, una cosa, un'azione, per cui la forza, oppure può essere usata come un aggettivo, che è qualche cosa che definisce meglio l'oggetto, la persona, l'azione. Per cui un rumore, soggetto, forte, forte, aggettivo, ok? Per cui può essere usato o come soggetto o come aggettivo. Ora, in tutto l'Antico Testamento la parola mahad è usata 267 volte. 265 volte è usato come aggettivo e due sole volte è usato come sostantivo. Voglio vedere assieme a voi alcune volte di quando è usato come aggettivo. Ok, Genesi 1,31 dice: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco che era molto buono. Poi c'è un versetto di Ezechiele 40, versetto 2: in una visione divina mi trasportò e mi posò sopra un monte altissimo, sul quale stava dal lato di mezzogiorno come la costruzione di una città. E infine il versetto di Prima Re, noi vediamo di tutti e 265, mi tranquillizzo, soltanto questi tre. Salomone lasciò tutti questi utensili senza verificare il peso del bronzo perché erano in grandissima mehod, perché per fare il
superlativo assoluto, sì, in ebraico si ripete due volte la frase, per cui in grandissima, mehod, mehod, quantità. Per cui mehod è qualcosa che aumenta di molto la cosa che precede. Per cui non solo buono, ma molto buono. Per cui non solo alto, ma altissimo. Per cui non solo grande, non solo una quantità grande, ma una quantità grandissima. La Mehod non ci dice se una cosa è buona o cattiva. E non ci dice che una montagna è alta, ma che la quantità è più grande, è una quantità grande, ma ci dice quanto la bontà, l'altezza o la quantità sia enormemente più grande, enormemente di qualsiasi altra cosa che si sia mai vista. Una montagna altissima, enorme. Nel versetto di Salomone c'era Salomone che stavano contando le stoviglie che avevano, e c'erano stoviglie di oro, di argento e di bronzo, e dicevano: guarda, quelle di bronzo manco le contavano, perché era una quantità enorme, smodata, che fino a quel momento sulla terra non si era mai vista una quantità così. Mehod si concentra sull'intensificazione, su un livello più elevato, sull'andare oltre. Quanto è alto? No, è altissimo. Quanto è buono? No, è buonissimo. Quanto è grande? È grandissimo. Allora, per 265 volte, questo succede nella Bibbia, soltanto due volte è usato come sostantivo. Quando? Uno nel versetto di Deuteronomio che stiamo leggendo, e uno nel versetto di seconda 3, versetto 23, capitolo 23, versetto 25, che dice così: prima di Giosia non c'è stato re che come lui non si sia convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, d'accordo? Seguendo in tutto la legge di Mosè, e dopo di lui non ne è sorto uno simile. Ma cosa aveva fatto Giosia? Cosa aveva fatto Giosia per meritarsi un apprezzamento tale da parte di Dio che stava ispirando, che stava scrivendo seconda re, che lo elevava così, dicendo: uno come Giosia non c'è stato prima e mai ci sarà uno dopo. Che allora che cosa aveva fatto? Leggiamo un attimo in seconda re, capitolo 22, da 8 a 13, salteremo un pochino di versi qua in là, e dice così: allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: ho trovato nella casa del Signore il libro della legge. E Chilchia diede il libro a Safan che lo lesse, e Safan lo lesse in presenza del re. Quando il re udì le parole del libro della legge, si stracciò le vesti, poi le diede quest'ordine: andate a consultare il Signore per me, per il popolo e per tutto il regno di Giuda, riguardo alle parole di questo libro che si è trovato, perché grande è l'ira del Signore che si è accesa contro tutti noi, perché i nostri padri non hanno obbedito alle parole di questo libro e non hanno messo in pratica tutto quello che in esso è prescritto. Contesto: il regno di Giuda è in un momento drammatico, perché noi possiamo pensare, cioè, questi hanno sempre conosciuto la parola del Signore, no, in quel momento addirittura la legge, che è una parte della Bibbia, se l'erano addirittura scordata, era sparita. All'epoca i libri erano dei rotoli, e i rotoli non si trovavano più, nessuno la conosceva più, perché siccome erano i sacerdoti che leggevano i rotoli, questi rotoli erano spariti. Mentre stavano cercando di mettere a posto nel tempio, hanno trovato questo rotolo, e il Safan l'ha letto e ha detto: wow, ma queste sono le parole del Signore, io le porto al mio di Signore e le faccio leggere. Giosia dice: wow, questo è quello che ci chiedeva il Signore? Nella passata generazione nessuno ha fatto questo. Allora Dio è arrabbiato con noi e ha ragione, perché noi abbiamo disobbedito a tutte queste cose. Giosia aveva... Allora che cosa ha fatto Giosia? La prima cosa che ha fatto, c'erano gli alti luoghi, che erano
era messi sui monti dove venivano sacrificati delle bestie a degli dei sconosciuti, che arrivano dei sacerdoti, questi dei sconosciuti, per cui cosa ha fatto? Ha distrutto tutti quanti gli altri luoghi, ha preso i sacerdoti, li ha mandati via, diciamo li ha mandati via, ha restaurato il tempio di Dio, quello vero, e aveva fatto un patto con Dio, con lui, di rispettare le sue leggi, lui e il popolo. Questo da che cosa è dovuto? Come ha raggiunto Giosia? Dall'aver ascoltato la parola di Dio, d'aver letto la legge che era all'epoca l'unica parte disponibile della Bibbia, perché oltre a quella non ce l'avevano, quanto era in corso dopo la stavano scrivendo. L'amore di Giosia aveva un livello e un'intensità mahod, un amore, un'intensità di una qualità superiore e di un'abbondanza tale che Dio dice che non ce ne furono prima e non ce ne furono dopo. Attenzione, nemmeno David, secondo Dio, ha avuto un amore mahod, un amore di una eccellenza così grande, nemmeno lui, che aveva Davide, che aveva, se che veniva chiamato un uomo secondo il cuore di Dio. Giosia invece sì. Allora, ecco cosa stava chiedendo Gesù in quel versetto, cioè citando quel versetto di Deuteronomio: di amare Dio con tutto il cuore, il ragionamento, la logica, con tutta l'anima, il corpo, la vita, con la mente attiva, con le azioni, in una maniera incommensurabilmente più alta, più grande, più enorme. Una cosa così grande che è difficile da misurare, dicendo: tu devi amare il Signore tuo Dio in una maniera che io non posso contarla, da quanto tu ami il Signore, che era la maniera per cui aveva amato Giosia. Amarlo con tutti noi stessi, fino ad andare oltre la quantità di amore che abbiamo. Noi abbiamo amore, beh, te ne serve di più per amare Dio. Però c'è un problema. Il problema qual è? Che il versetto è di Deuteronomio, è in ebraico. Marco non scriveva in ebraico, ma in greco. Allora, vediamo come ha tradotto Marco la parola Mahal. La mia avete, che in italiano è tradotto forza, la mia avete sentito predicare più di una volta, vero, sulla parola dunamis, forza, per cui dunamis, dinamite. Ecco, questa volta lo farò. Perché la parola che usa Marco in quel versetto per tradurre Mahad, forza, non è dunamis, è un'altra parola. È la parola ischis. Ischis in greco è una parola molto rara. E infatti in tutto il Nuovo Testamento ischis è usata soltanto sette volte. Allora, per capire meglio cosa voglia dire Gesù da noi, di quale forza stia parlando Gesù, voglio vedere assieme a voi un brano di Efesini, dove Paolo, in pratica, in un brano piccolo, usa quasi tutte le parole possibili in greco per dare forza, compresi dunamis, per tradurre forza, compresi dunamis e ischis. Mi dai la prossima, bene? Efesini 1, da 18 a 21. Paolo dice così: egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, ischis. Questo potente, che questo non è ischis, è kratos, efficacia della sua forza, e che non è ischis, è energeo, che l'ha mostrato in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra, nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, di ogni autorità, potenza, non ischis ma dunamis, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Allora seguitemi bene. Ischis, che è la parola che usa Gesù in Marco, qui Paolo la riferisce a una potenza particolare. A quale? Alla potenza che ha resuscitato Gesù. Vedete, ci sono tutte altre parole di potenza, ma la potenza ischis è quella che resuscita
un morto dalla bara. Quello che trasforma una crocifissione in una resurrezione che festeggeremo tra poco. È la medesima forza che ha risuscitato Gesù dalla tomba. E è una forza, dice Paolo, che non proviene da non è nostra, non proviene da noi, non proviene dal mondo. È una forza che non può avere nessun uomo, ma dice sempre Paolo, è sua, di Dio. Dio ha la potenza in schisse, no tu. No, tu non ce l'hai quella potenza. Esattamente come per Giosia, la potenza non era provenuta da lui stesso, lui non aveva la potenza di fare tutto quello che aveva fatto, ma aveva dalla riscoperta della parola di Dio, perché lui aveva riscoperto la parola di Dio e la forza per fare tutto quello gli era venuto dalla parola di Dio, la forza per poter dare tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la mente a Dio, non la posso trovare in me stesso, perché io quella forza non ce l'ho e non ce l'avrò mai, non ce l'avrò mai, ma deve provenire da colui che mi chiede di affidargli tutta la mente, tutto il cuore, tutta l'anima. Deve provenire da Dio, perché altrimenti io non riuscirò mai ad amare Dio così come mi chiede Gesù. E attenzione, qui non sto parlando, attenzione, non sto parlando di ottenere la potenza per la mia risurrezione, quella è scritta, quella è scritta. Quella già è scritta nei cieli, già è scritta sul libro della vita. Ma io sto parlando di quella potenza che mi occorre per testimoniare Cristo agli altri, affinché altri credano e partecipino assieme a noi alla risurrezione di gloria. Questo lo vedremo la prossima settimana, quando parleremo del grande comandamento al prossimo tuo te stesso. Dio è pronto a darci quella potenza, Dio la mette a disposizione a tutti, non è nostra, ma lui ce l'ha, lui te la vuole dare quella risurrezione, quella forza ispis che provoca la risurrezione. E in realtà ce la dà se noi gliela chiediamo. Se tu la chiedi, quella potenza te la dà di sicuro, ma sta a noi sapere conservarla, perché come dice Paolo, noi siamo un po' un colabrodo, sono brocche rotte, delle cose da cui perdono i liquidi che ci vengono messi. Allora come fare? Come fare per conservarla? C'è un altro brano dove Paolo parla di forza e dove spiega come riceverla e soprattutto come tenerla dentro, metterla dentro di noi. Si trova sempre in Efesini, Efesini 6, versetto 10. Del resto, fortificatevi, che questa è una parola sempre di forza che viene da Dunamis e in Dinamo, nel Signore e nella forza della sua potenza. Ischis, vedete, ancora ritorna la forza, non che viene da noi, ma che viene da Dio. Stiamo parlando sempre di quella forza capace, ripeto, di trasformare una crocifissione in una risurrezione. Paolo sta dicendo, la forza, se la chiede a Dio, è lì, usala, usala. Se tu la chiedi, Dio ti dà la forza, e nel momento che Dio ti ha dato la forza, tu la devi usare. Però tu dovresti dirmi, Marco, io sono credente, cerco di dare a Dio tutto il mio cuore, la mia anima, la mia mente, chiedo continuamente quella forza, però quella forza non arriva, non la ricevo, mi sento fiacco, mi sento debole, mi sento sotto attacco, mi sento tentato. Come mai? Sto sbagliando qualcosa, sbaglio, dov'è che sbaglio? È come se io cercassi di scaricare una forza da un indirizzo da un sito internet e sbaglio l'indirizzo e non riesco a scaricare quella forza perché non riesco ad accenderla in me. Dov'è che sto sbagliando? Sto sbagliando io? La risposta è no. Il tuo non è un problema di indirizzo. Non è un problema di indirizzo, non è quello che scrivi sulla linea. Non è un problema di connessione, che tu non sei connesso, ma è un problema di connessione e di istruzione. Ti spiego, qualche tempo fa è venuto al negozio, mi è venuto due caricabatterie, sono quelle cose che tu hai la batteria della macchina, scarica, l'attacchi e la carica di nuovo, se la batteria è buona. Dei caricabatterie moderni, elettronici, tutto e tutto il resto. Dopo qualche giorno il secondo cliente
è venuto e ci ha detto, dice, guarda, mi hai risolto la situazione, veramente guarda, un prodotto eccezionale. Avevo delle batterie a casa che avevo buttato perché gli altri caricabatterie non me le caricavano. Oh, con questo l'ho caricato, perfetto, mi hai fatto risparmiare non si sa quanti soldi perché ho rimesso sotto le batterie e funzionano perfettamente. Questo è il secondo cliente. Del primo, nessuno, perché normalmente è strano che un cliente ritorna a dirti quanto è buona la tua cosa, ma questo l'ha fatto il tuo prodotto. Il primo, come molti, non è tornato, però chiaramente non è tornato per lamentarsi, per cui tutto quanto a posto. Allora, qualche giorno fa è venuto un altro cliente al negozio e, forti della raccomandazione del secondo cliente, gli abbiamo detto, guarda, c'è questo caricabatteria che è eccezionale. E quello ci ha detto, no, quello proprio non lo voglio, quello non lo voglio proprio. Perché Tizio, il primo cliente che lui conosceva, mi ha detto che non è riuscito a caricarci nemmeno la batteria dello scooter. Addirittura non gli si accende nemmeno la spietta dell'interruttore, per cui quello non lo voglio. Ma il caricabatterie in questione è elettronico, in pratica è un piccolo computer. E ci sono due cose che devi fare. Dopo averlo connesso, che è la prima cosa che devi fare alla corrente, altrimenti non succede niente, bisogna seguire una procedura, elettronica, il piccolo computer, bisogna seguire una procedura esatta per poterlo accendere e far funzionare. Se non lo attacchi, morte. Se non segui la procedura, carica le batterie, non si accende, non carica e non fa niente. Non funziona. Per molti credenti vale la stessa cosa. Loro hanno lo strumento, il caricabatterie della loro anima, hanno tutta la potenza a disposizione, perché la potenza la fornisce Dio, la rete energetica l'ha fornita Dio, ma non lo connettono alla rete, oppure non sanno accendere, non sanno seguire la procedura per accendere lo strumento. Ma sapete la differenza che c'era tra il primo cliente e il secondo cliente? Che il secondo cliente ha letto le istruzioni. La cosa che io non faccio mai, vero Janet? Lo sa, Janet è una di quelle che legge le istruzioni. Io sono come il primo cliente, si affanna a trovare la soluzione, poi prima o poi la trovo, però il secondo cliente ha letto le istruzioni, mentre il primo no. Okay? Allora ti faccio una domanda: se non c'è quella potenza, sei sicuro di aver connesso il tuo caricabatterie alla rete e di aver acceso lo strumento seguendo il manuale di istruzioni? Perché quella forza non arriva se tu carica batterie non hai acceso nella maniera giusta. Hai letto le istruzioni per ricevere la potenza incommensurabile, the HOD, presente nella misurazione ISKIS che Dio vuole darti? Allora, queste sono le istruzioni che attraverso Paolo tuo padre ci ha dato, Efesini 6, 11, versetto 6 da 11 a 14. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. E a questo punto Paolo ci dà la precisa sequenza con cui accendere il nostro caricabatterie per poter caricare la nostra anima. Primo, Efesini 6, versetto 14: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Io sono la via, la verità e la vita. Giovanni 14,6. Gesù è la verità. E la verità, dice sempre Giovanni, ci rende liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
permettere alla verità di convincerti ogni giorno che vale la pena di obbedire a Cristo è il modo con cui ti metti la cintura e con cui tu cominci a accendere il tuo caricabatterie spirituale. Questo significa mettere in pratica non solamente le parti facili della verità, perché ci sono parti facili della verità che riguardano la salvezza, il perdono dei peccati, e poi ci sono parti difficili della verità. Dai accendere quel che è di Cesare, ama il prossimo tuo come te stesso, non insultate quando venite offesi, ma anzi benedite. Queste sono le parti difficili, ma devi, secondo Paolo, seguire la sequenza, altrimenti il potere non arriva, la potenza non arriva. Secondo, rivestitevi della corazza della giustizia. Vi ricordate cosa disse il centurione ai piedi della croce? Veramente quest'uomo era giusto. Uno c'era stato mai giusto al mondo? Sì, Gesù. Gli altri no. L'unico giusto al mondo. Se tu indossi ogni giorno Gesù, se lo indossi, se fai quello che lui ti chiede, se lui ti copre con la tua giustizia, perché tu non sei giusto e tu non sei giusta, ma lui ti copre con la sua giustizia, allora sarai giusto anche tu in virtù della sua giustizia. Terza procedura. Efesini 6:15. Mettete come calzare ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Attenzione, questa pace è la pace shalom. Shalom è una parola particolare di cui abbiamo penso parlato, che è una pace che sorge a prescindere da come stai. Nel senso, tu puoi provare shalom nel mezzo di un campo di battaglia e tu provi shalom, pace. Non, la shalom non è l'assenza di guerra, ma una pace che arriva in tutte le circostanze, in ogni momento, indipendentemente da ciò che accade intorno a te, anche se fosse una guerra, è una pace che viene da Dio. Io vi do la mia pace, non come il mondo dà, è quella la pace shalom. Una pace che sgorga dalla realtà che Dio ha un piano e che realizzerà i suoi progetti. Shalom, pace, perché stai tranquillo. Dio quello che deve fare lo farà, lo fa. Anche se sembra che non stia succedendo niente, Dio farà quello che deve fare. Giudicherà il bene e il male, giudicherà i giusti e gli ingiusti, separerà le pecore dalle capre e lo farà. Altra procedura, Efesini 6:16. Pendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. La fede è il cuore della relazione con Gesù, quello che proprio contraddistingue il credente è la fede in Gesù. Attraverso la fede crediamo a tutte le promesse di Dio, non a una, dicendo sì, vabbè, a quella sì, no, a quella non ci credo, alla promessa la. No, noi crediamo a tutte le promesse di Dio, a tutte le promesse che sono scritte nel manuale di istruzione. Se ti dice che succederà, Dio è fedele e non può smentirsi, lo farà sul serio. Attraverso la fede crediamo a tutte le promesse di Dio. Quando il mondo cerca di farci dubitare, perché ti dice, ma tu sei proprio sicuro, ricordate il serpente, ma sei proprio sicura Eva che te Dio ti ha detto la verità, era un dardo infuocato. Se Eva si fosse messa la corazza della fede in Dio, non saremmo qui a predicare questa mattina, staremmo nel paradiso terrestre. La fede blocca i dubbi, spegne un dardo. Che cosa, quale potere ha un dardo quando è spento? Un dardo erano delle frecce infuocate, ci mettevano sopra la pece, le tiravano e nel momento che si conficcavano, normalmente le strutture erano di legno, incendiavano tutte quante le strutture. Ma nel momento che la freccia si è conficcata e tu l'hai spinta, quale è il potere del dardo di Satana? Zero, niente, nulla. La salvezza arriva nel momento prossima. Efesini 6:17. Prendete anche l'elmo della salvezza. La salvezza arriva nel momento in cui noi riponiamo la nostra fiducia nella morte e nella risurrezione di Gesù.
che non puoi perdere. La salvezza non la puoi perdere. Ma è anche un viaggio che durerà tutta la vita, perché lo sai che c'è, che lungo tutta la vita ci saranno persone, cose, eventi che ti diranno: guarda che non sei salvo, guarda che non sei salva, guarda che devi fare questo, devi fare quest'altro, devi fare quest'altra cosa ancora, perché tu non sei salvo, hai capito che non sei salvo. Il più grande campo di battaglia di questo viaggio è la tua mente, è la mia mente. Io devo essere convinto che sono salvo, tu devi essere convinta che sei salvo, sei salva. È quello il luogo che devi proteggere, la tua mente, la tua mente. Proverbi dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, cuore, barra mente, perché da lì provengono le sorgenti della vita. Proteggilo. Perché cercheranno in tutte le maniere di farti pensare che non sei salvo, che non sei salvo. Altro. Ultima procedura. Efesini 6:17. E la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ti ricordi quando Gesù è stato nel deserto? Vi ricordate? Come si è protetto? Ci dando la parola di Dio. Vi ricordate tutte le volte che gli scribi e i farisei hanno provato a metterlo in difficoltà, a sminuirlo, a ridicolizzarlo? Come ha risposto Gesù? Con la parola di Dio. La parola di Dio. Può sembrare un'arma innocua, può sembrare, infatti è un libro, può sembrare un libro, ma questa è una spada da niente. Apocalisse 1:16, dalla bocca di Gesù uscì una spada tagliente a due lame, che separa il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, il vero dal falso. Questa è un'arma d'attacco, non di difesa. Ti chiedo: ami Dio con tutte le tue forze? Il tuo amore per Dio ha un'intensità e un livello hot, una qualità superiore e un'abbondanza non misurabile? Il tuo amore per Cristo ha una potenza ischis, una potenza che risuscita i morti? Ti sei assicurato di aver connesso la tua vita all'energia di Dio e di aver letto le istruzioni, la Bibbia, per sapere accendere il caricabatterie della tua anima e accumulare la potenza di Dio? Hai messo l'armatura, ma l'hai messo l'armatura solo per una mera obbedienza? Perché ti impegni, oppure perché ti impegni a vivere una vita d'amore per Dio che abbia una maggiore intensità, un livello di qualità superiore, un'abbondanza superiore? Un amore per Dio che non è soltanto forza fisica, ma è oltre la forza fisica, attraverso la potenza di Dio. Gesù ti chiede di farlo, di puntare tutto su Dio, all in, tutto su Dio, di dare tutto il tuo cuore, la tua anima, la mente, ma non come obbligo, ma come non come un pegno di riconoscenza, perché non puoi pagare, non puoi essere riconoscente per la salvezza, ma semplicemente come un atto d'amore per il tuo Salvatore. Torniamoci a pregare. Grazie Signore di averci dato la tua potenza, di averci dato la tua forza, una forza incommensurabile, una potenza incommensurabile. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito da qualcosa che hai ascoltato questa mattina, ti prego di seguire la mia preghiera nel tuo cuore. Signore, io voglio amarti con un amore di una potenza fuori dal normale, tramite la tua potenza. Per questo ti chiedo
di mandarmi la tua potenza. Chiedo la potenza dello Spirito Santo nella mia vita in questo momento. E ti prometto, Signore, che proteggerò questa potenza, mettendo la cintura della verità ai miei fianchi, rivestendomi nella corazza della giustizia che è Gesù, mettendo i calzari ai miei piedi dello zelo del Vangelo della pace, vivendo questa pace, utilizzando lo scudo della fede con cui spengerò i dardi di Satana che vorrebbe dirmi che non sono salvato. Perché io so che la salvezza c'è e non la posso perdere, Signore. E infine voglio utilizzare la spada della tua parola, non soltanto come arma di difesa, ma anche come arma d'attacco contro chi vuole scipparmi della gioia di vivere in te. Tutte queste cose le prendo il tuo santo nome.